Che poi, fondamentalmente, lo so che sono stato fermo per un sacco di tempo, ma è stata una scelta mia, l'ho voluto fare, perché arrivi a un certo punto che dopo 10 anni di video dici o mi reinvento o smetto di divertirmi. Quindi sono anche consapevole del fatto che il mio canale YouTube l'ho un po' abbandonato, ma questo non mi ha mai spaventato. Il fatto di stare lontano da YouTube o lontano da altro non mi ha mai spaventato. Ho trovato un nuovo stimolo, mi serviva un nuovo stimolo per divertirmi, e il nuovo stimolo è stato alimentato anche grazie a persone come Antonio, che mi è sempre stato accanto, come Biagio, come Giacomo, tutte le persone che mi hanno dato una mano e mi hanno appoggiato nella realizzazione di questa nuova follia. Quindi finalmente posso ufficialmente dire che sono tornato qui su YouTube, sono tornato con la programmazione, sono tornato a divertirmi facendo video. E mi rubo una piccolissima cosa di Massimo Troisi, che tanto è sempre intrinseco in noi napoletani, finalmente posso dirlo e ricomincio da qui. Mi serviva uno stimolo, e questo è uno stimolo incredibile, questo è proprio i grattini alle tedine che poi ti stimolano a non mi far parlare troppo. Non so quanti di voi ricordino il vecchio video di Alessi e Marzia di Christian Michel, dove Christian Michel era totalmente confuso e non sapeva se scegliere Alessia o Marzia. Finalmente la decisione è arrivata e il nuovo video commento si basa proprio su questo. Pensate un poco come sta niente una chiave che cosa. Hanno sbagliato già dall'inizio, il video cominciava scritto Christian Michel. Grazie. Una lettera in meno, vai. Vabbè, è stato bravissimo a nascondere alla fidanzata il messaggio dell'amante. Stavo nello sforzo di vomito, non ho più telefono. Alessia voglia te. Ho capito, Alessia voglia te. Che noi sappiamo che lui doveva scegliere tra Alessia e Nata, non mi ricordo il nome. Soltanto a te. Soltanto a te. Sta sott'acqua, sentono le bollicine. Soltanto a te. Qua invece avete presente il bucaccillo sottovuoto, che Laro si mette il pranzo da portare. Soltanto a te. Ma ce ne vado capa. Passo poco cazzo, avevo capito lì, ve lo giuro, ragazzi, ve lo giuro. Allora, passo poco cazzo. Cioè, lui la vuole, però se lei... Ciao, boom, fai. Ma perché? Ha rifiutato a Marzia in questa scena. Succede. Tu le passa con me. Il problema non è solo lui, il problema in generale è pure videomaker che ha messo a fuoco lo sfondo e ha sfocato a loro. Non ha capito come funziona. Io tipo che smetta mutanda con più cazzona sotto. Ma io non volevo. Questo è un sollevo, o cazzone. Questa moneta cucini. E si è accatta la cucina, it. Perché loro a casa non erano a cucina, cioè stanno mangiando solo roba sottovuoto, ingrassi inutilmente. Ha fatto prima. Mi faceva stare bene. Questa bandiera a mano che sono anni. Cioè su anni che non trovo tava, le capite? Continua a girare, non trovo tava. È stata una lottata. E Sandra le ha portate. Perché stanno in prete, ti fai male. Tutto in angolo di cesso. Tutto in angolo di cesso. Che è l'unica cosa che andare all'angolo è il cesso. Che tu, e lui trova nell'angolo di cesso. Vabbè. Occhi azzurri, occhi azzurri. Occhi azzurri l'ho capito. Bionda, ma che bomba d'amore. È bionda ma che bomba d'amore. Io sto cominciando a capire. Non so, sono pronto pure per la Bibbia in aramaico. Alessia, no, non ti voglio perdere. Ma stai attenta così, però vai chiaro. Commenza sei, non c'è stato di niente. Non mi fiderei. Non mi fiderei. Cioè, nel senso, lui dice che non c'è stato di niente. Ma non mi fiderei. Non so se l'hai visto. Mi momocava. La ragazza andava da lui e lo momocava. E lui ha detto, guarda, non mi momocare perché ne sono fidanzato. Mi fatti momocare. Ma io non volevo, ma io non volevo. È stata solo una nottata. Lei lo provocava, lui non voleva, è stata solo una nottata. Sì, è stata solo una nottata. Cioè, loro si sono visti. Ok, adesso basta, tra me è finita. No, questo non lo so, questo chiedo l'aiuto del logopedista. Voglio solo lei. Mamma mi dice, è una mala femmina. Dice brutta to, però è una mala femmina. Alessia voglio soltanto a te. Comunque io non sto scherzando, sta migliorando nella scansione delle parole. Io sto riuscendo a capire le cose. O sto peggiorando io? Soltanto a te. Guarda, io lo capisco. Ha fatto sviluppo mentre registrava il bridge. No, Klaus Steven Squoyan. Klaus Steven Squoyan. Volevano qualche informazione, l'hanno attaccato su una sedia e lo stavano torturando.
gli chiamate i carabinieri. No, stai andando all'angolo recesso, come hai detto prima. Ma no, non puoi portare, ci stanno, stanno un campo chi ne fiora e vicino a una pianta ci ha staccato la mala pianta dove non c'è niente e ci stava andando a giorno. Le ceneri! Ha piato la pianta e ce l'ha messo in capo! Se fai mort non si fa l'era. Ai malati per quelli di delle ceneri. Ai malati? Sì. Quindi non sta. Ma malati, no, la palma bisogna sentire. No! Ma tu sì, lasciano la chiesa, no? Stanno litigando per cose di chiesa. A routine de sol. A routine de sol. Pensa a te, magari ci fate male. Come che fate male? Ti si inghiucciate a che lato? Una sola notte, una puttata è stata. Poi a te. Perché non metti a fuoco il videomaker, per favore? Chi non sa perdonare. Chi non sa il pedonale. Ragazzi, era pedonale. Chi non sa il pedonale, piglio verbale. Matematicamente. Non sa mare. Hanno inquadrato Fior. Quello devi prendere, devi dare, no? Un rosmarino. Alessio, non ti voglio vedere. Ma così la fai venire l'ansia, ora sta sbattendo un mio succo di frutto all'ansia rete. Un mazza sai, non c'è stato niente. Per favore, qualcuno gli appoggi qualcosa in mano. Veramente, nel prossimo video, pure l'arancia vanno bene. Mentre lui sta così, qualcuno gli appoggia l'arancia, almeno mandano qualcosa. Sultana a te. Alessio, la foto moderna è messa voi. Ancora più bella. Autocitazione a un'altra sua canzone. Geniale, sei il numero uno, Cristian Michel, ti amo. Non mi dite che non avete capito. Che vabbè, siete ignoranti. Sono innamorato. Cugina, come è capitato. No, ma perché la signora si è girata a fare l'occhiolino, scusate. Qualcuno ci vuole a sta papera bocca, non si capisce. È tornato un'altra volta prima, lo capivo. Voglio solo lei. Ah, c'è il grattino telefono, tre ore. Mamma mi dice, è la mamma la femma. Sono fan. Valezza voglio, soltanto a te. Soltanto a te. Ritorna con me. E finisce il video, quiz sta, non sta messa a fuoco. Ovviamente tutto il video. Io resto sempre più allibito. A volte mi capita pure che scrivono questo. Ma perché fai video su... Non dovresti fare video. Invece sì. Perché fare questi video in generale, metterli su YouTube e esporsi, a me preoccupa più che altro il fatto che non ci sia una persona che comunque cerca di far capire a sto ragazzo che studiare un po' di musica fosse importante. E soprattutto che a sti zuppulli lo vanno tavola 3. Ad ogni modo, io ti invito a seguirmi su Instagram, perché tu ci stai, tu ti ne facci kill che sta su Instagram. E anche tu mi puoi seguire su Instagram. Mi chiamo Chiocciola YouTuber. Questo video l'avete visto in una versione integrale solo qui su YouTube, perché ricomincerò a caricare anche i video qui su YouTube. Quindi se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo, perché è gratuito e quando non si paga si fa sempre. Su Facebook troverete solamente la parte di video commento centrale. Non condivido tutte le cose che dico qui su YouTube. C'è più tempo qui su YouTube, su Facebook vanno tutti più veloci. Vi ringrazio, spero che possa ricominciare a fare subito i nuovi format di cui non vi ho ancora parlato, ma che si svolgeranno tutti quanti qui e nelle altre aree dello studio. A breve uscirà un video dove illustreremo tutto il resto dello studio. Ringrazio ancora Neon Trend che ci ha realizzato questa meravigliosa insegna LED, di cui trovate tutte le specifiche in un altro video. Inoltre ringrazio Ilario Migliore e M Project che ci hanno veramente sviluppato queste strutture qui alle mie spalle in maniera eccelsa. Sui numero uno, Ilario, ti voglio bene, grazie. Grazie Francesco Neon Trend, grazie mamma che mi hai fatto, sennò come facevo video? Io voglio bene, ciao, devo andare.